Il Giro d'Italia 2023 partirà il 6 maggio dalla Costa dei Trabocchi per concludersi il 28 maggio a Roma. La presentazione al secondo giorno della BIT, la Borsa del Turismo Internazionale di Milano. La regione Abruzzo ha già ospitato il Giro Rosa 22 anni fa. L'84esima edizione della Corsa Rosa si svolse in 21 tappe, precedute da un cronoprologo iniziale dal 19 maggio al 10 giugno 2021 per un percorso totale di 3.364 chilometri. Fu vinto dall'italiano Gilberto Simoni. Quest'anno il Giro d'Italia, che è la manifestazione sicuramente più importante e più popolare d'Italia, parte dal nostro Abruzzo e avrà tre tappe abruzzesi, quindi la cronoprologo lungo la Costa dei Trabocchi, che è sicuramente uno degli angoli più belli d'Abruzzo, e riteniamo che quella pista ciclabile, da una pista ciclabile italiana, diventerà la pista ciclabile italiana dopo la prima tappa. Poi ci sarà una tappa interamente abruzzese, quindi da Teramo fino a San Salvo, e poi l'arrivo sulle nostre fantastiche montagne, sul Gran Sasso a Campo Imperatore. Non solo i professionisti delle due ruote potranno sperimentare i tracciati del territorio. L'Abruzzo è una destinazione bike friendly con 67 percorsi che si sviluppano attraversando paesaggi costieri, tra natura selvaggia, siti archeologici, antiche mura e pregiati filari. Sicuramente avremo milioni di persone che avranno l'opportunità di vedere il nostro Abruzzo, sarà sicuramente anche un volano per le attività locali, perché insomma ospitare una carovana così importante per 4-5 giorni comunque significa indotto per il territorio. L'Abruzzo punta sulle grandi manifestazioni per promuovere il proprio territorio. Quest'anno l'abbiamo fatto col Giro d'Italia, con tappe importanti del Giro d'Italia, con la prima tappa del Giro d'Italia. L'anno scorso l'abbiamo fatto con gli europei under 20 di pallavolo, con il campionato italiano di hockey a rotelle, con il campionato italiano di atletica leggera a Pescara. Pensiamo di aver imboccato la strada giusta e la percorreremo con forza.